Una delle grandi domande della ricerca scientifica, quantomeno in ambito biologico-antropologico, è che cosa ci rende umani. È anche una grande domanda filosofica, ovviamente, ma per quanto riguarda la scienza, questa è una domanda che ci permette di indagare su che cosa rende noi Homo sapiens non superiori, eccezionali, semplicemente diversi da tutti gli altri esseri viventi. E allora per esempio noi ricordiamo che il momento di distacco, potremmo dire, dal resto della natura è avvenuto 6 milioni di anni fa, quando eh, è vissuto l'antenato comune tra noi e i nostri cugini primi, cioè gli scimpanzé. Oggi però si aggiunge un nuovo elemento per certi aspetti abbastanza inquietante nell'ambito della ricerca scientifica. Eh, pochi giorni fa una rivista eh, di origine cinese, una rivista non di altissimo profilo, diciamo di secondo livello, abbastanza eh, locale, ha pubblicato una ricerca di un team eh, di scienziati cinesi con dentro anche un ospite eh, statunitense nel quale viene annunciato in questo paper che sono stati fatti nascere e fatti crescere 11 primati, 11 in particolare macachi resus, geneticamente modificati, uh, 11 macachi transgenici per la precisione. Uh, quello che è successo è che uh, attraverso un vettore virale, adesso non entriamo nei dettagli tecnici, sono riusciti a inserire dentro questi macachi dei geni che non appartengono alla loro specie ma non dei geni qualsiasi, dei geni umani. Cioè hanno inserito dentro queste uh, scimmie un gene in particolare della microcefalina che sappiamo in Homo sapiens contribuisce al ritmo, al tempo di sviluppo del nostro cervello e anche alle, cap alle nostre capacità cerebrali. Questi macachi sono cresciuti e poi su questi macachi hanno fatto alcuni esperimenti cognitivi, cioè hanno visto come si è sviluppato il loro cervello e se sono diventati più intelligenti, tra virgolette, sempre ammesso che si possa definire cosa intendiamo per intelligenza animale. E risulta che questi macachi in effetti sono più bravi dei loro compagni normali a svolgere alcuni tipi di compiti cognitivi davanti a uno schermo. È la prima volta nella ricerca scientifica, nella storia della scienza, potremmo dire, che vengono create per via genetica, per modificazione genetica, delle scimmie umanizzate. L'obiettivo sarebbe quello di cercare di capire meglio come funzionano questi geni in noi, cioè in Homo sapiens. Questa ricerca ha suscitato un vespaio di proteste e di reazioni. Eh, fra l'altro l'unico autore non cinese si è dissociato dalla ricerca dicendo che non sapeva che questo era l'obiettivo generale di questo eh, lavoro. Qui bisogna distinguere quantomeno due aspetti. Uno è quello etico perché qua si tratta di eh, creare degli animali geneticamente modificati per fare delle ricerche, per usarli come modelli eh, di ricerca non di tipo medico, biomedico cioè per trovare per esempio nuove cure per eh, curare quegli animali o per curare l'uomo ma si creano delle scime geneticamente modificate per eh, diciamo ricerca di base per capire come ci siamo evoluti noi sapiens e che cosa ci differenzia dal resto del vivente e poi questo, questo è l'aspetto etico generale c'è un aspetto tecnico molto controverso. Il titolo che ha accompagnato molte eh, versioni divulgative di questa ricerca è Scoperto l'anello mancante genetico tra noi e le scimmie. E questo è sbagliatissimo, perché non troveremo mai un singolo gene che è il vero anello, unico anello mancante tra noi e il resto del mondo animale. Perché quello che ci differenzia dagli altri viventi è sicuramente alcune piccole differenze nel DNA, ma anche come questi geni modificati vengono regolati.

Eh, ciò che ci ha reso diverso è una storia ambientale di pressioni selettive diverse, insomma la nostra diversità come specie è un puzzle, è un mosaico molto complesso ed è illusorio pensare che si possa trovare il singolo genere risolutore, a maggior ragione con ricerche eticamente così controverse che hanno anche un effetto collaterale molto negativo, quello di spaventare il pubblico, di inquietare il pubblico, di generare quindi una reazione emotiva negativa eh, su tutte queste biotecnologie portare magari a delle normative che ne impediscano l'utilizzo generale. Quindi io direi che il biasimo della comunità scientifica internazionale, in questo caso, sia per motivi tecnici che per motivi etici, mi pare giustificato.